Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco preparato il mio pranzo, i miei buoi animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi a proprio campo, chi a proprio affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme nella loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e discorse un uomo che non indossava l'abito nuziale e gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a giovedì 22 agosto 2024. Festeggiamo oggi la Beata Vergine Maria Regina. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 22 di San Matteo, versetti 1-14. Proseguiamo la nostra lettura del libro di Don Divo. Se consideriamo la carità in quanto ha per suo oggetto il prossimo, possiamo anche dire che nessuno veramente c'è più prossimo di coloro dei quali ne assumiamo responsabilità dinanzi al Signore. Veramente, in questo assumere il peso del peccato umano, ci facciamo uno con gli altri. Certo, anche nell'avere pietà del misero, in qualche modo ci uniamo agli altri, simpatizziamo con loro, soffriamo con loro, viviamo una certa comunione di vita, di destino, di sofferenza con gli altri. Tuttavia, mai l'uomo nel suo amore si fa veramente uno con l'altro come quando assume sopra di sé tutto il peso del suo peccato, come quando si fa responsabile dell'altro di fronte al Signore. Questa supera ogni altra solidarietà. Tu puoi assistere un malato, ma rimani diverso da lui. Il tuo amore può giungere ad assisterlo fino a fare con lui una sola vita. Tu puoi sostenere un vecchio, aiutare un affamato, ma tutto questo non esclude in te non solo una certa distinzione interiore, ma anche una divisione. La divisione di chi aiuta, senza mai poter divenire uno con chi è aiutato. Nella riparazione, al contrario, si può giungere a identificarsi con colui che ha peccato. Tutti i mali rimangono esterni all'uomo e l'uomo, almeno con la morte, se ne spoglia. Ma neppure la morte può spogliare l'uomo del suo peccato, tanto egli si identifica con esso. Addossarci il peccato degli altri, rispondere davanti a Dio, è perciò veramente l'atto supremo di una carità che più di ogni altra ci unisce ai nostri fratelli. Chi ripara diviene una sola cosa col peccatore, come Gesù si è fatto solidale con noi fino in fondo. È l'atto dell'amore supremo, perché è l'atto della riparazione. Più di qualsiasi altro atto compie l'unità. Unità così intima che Dio stesso non la potrebbe spezzare. Tu dici a Dio come Mosè: o salva questo popolo o cancella anche a me dal libro della vita. L'uomo non fa più distinzione e nemmeno Dio può farla più. Talmente l'uomo nel suo amore si è fatto uno con colui per il quale prega e ripara. Non sempre, certo, la nostra riparazione, la nostra espiazione raggiungono questa unità,
perché la riparazione e l'espiazione nella nostra vita cristiana sono troppo spesso un atto devozionale qualunque e non impegnano il nostro spirito al punto da farci veramente solidali fino in fondo coi peccatori dinanzi al Signore. Riparare vuol dire infatti farsi come Gesù solidali col peccatore in modo da portarne a noi stessi la pena e il castigo. Così sopra Gesù precipitò e rovinò il castigo dell'umano peccato ed egli ne fu schiacciato, pur essendo la potenza di Dio ed essendo il Verbo di Dio. È l'atto supremo dell'amore umano perché non soltanto compie un'unità la più intima, quella che resiste anche di fronte al Signore, ma anche perché nella sua efficacia offre un dono che supera ogni altro. La carità che noi possiamo avere per gli altri, quando non sia riparazione e espiazione, è in fondo una carità che rimanda alla rovina e alla morte, non la sopprime. Sì, io penso che quasi nessuno di noi o pochissimi di noi conoscono e hanno in mente la riparazione e l'espiazione intesa così. Tutti noi, quando pensiamo alla carità, noi pensiamo a aiutare un affamato, visitare un malato, un carcerato, vestire un ignudo, dar da bere un assetato, istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi e via di seguito. Però Don Divo dice: qui rimane una distinzione, rimane una divisione tra chi aiuta e chi è aiutato, e non si diventa mai uno con chi noi aiutiamo. Nella riparazione invece si può giungere a identificarsi con colui che ha peccato, mi viene in mente Padre Pio, Quindi addossarci il peccato dell'altro, degli altri, rispondere davanti a Dio, ecco, questo è l'atto supremo della carità, che ci unisce ai nostri fratelli. Questo veramente ci unisce. Ecco, io francamente dico che prima di tutto lo vedo in me certamente, e poi lo si respira anche, come dire, in questo stile di mondo. Ecco, non c'è proprio questa unità, non si vive questa unità, non si ha in cuore di divenire una cosa sola col peccatore, capite? Ma anzi c'è un grande prendere le distanze, un grande dividersi, un grande puntare il dito e un dire: io non sono così. Quindi questa riparazione che ci fa essere una cosa solo col peccatore e dobbiamo stare attenti, perché poi questo pensiero della riparazione, che qualche posto si fa, no? Facciamo la riparazione per questa motivazione, dice Don Divo, attenzione, perché troppo spesso è un atto devozionale qualunque. Cioè non ci fa veramente solidali col peccatore. No. Pensate anche quando si fa, non so, una riparazione per dei sacrilegi, no, eucaristici. Si ripara, facciamo una preghiera di riparazione, una messa di riparazione, per riparare al peccato di sacrilegio compiuto contro il Signore. No. Che
va benissimo, certo. Però questa riparazione poi si ferma lì o ci fa sentire solidali con coloro che hanno commesso quel peccato? È di questo che sta parlando Don Divo, eh? So che qualcuno potrà dire, ma io come faccio a sentirmi solidale con chi ha commesso un sacrilegio? Però questo è quello che ha fatto Gesù. Si è fatto talmente solidale col peccatore da portare in lui stesso la pena e il castigo. Quindi su Gesù precipitò il castigo dell'umano peccato, ne fu schiacciato, no? Dice Don Divo. E questo è l'atto supremo dell'amore umano. Ed è solo questa forma di riparazione di fatto che sopprime la rovina e la morte. Perché tutti gli altri atti di carità di fatto rimandano la morte e rimandano la rovina. Sì, io penso che dobbiamo un po' tutti rileggere queste pagine perché, come dire, sì, sono tanto distanti da noi, proprio tanto, tanto, tanto. E non siamo proprio abituati a sentire, no? Pensate quando dice neppure la morte può spogliare l'uomo del suo peccato, tanto gli si identifica con esso. Quindi, neppure la morte può spogliarci. L'uomo può spogliare l'uomo del suo peccato. E infatti noi ci presenteremo davanti a Dio, certo, se avremo riconosciuto i nostri peccati, ci saremo confessati per tempo, sarà una, come dire, no, una, presenteremo il male che avremmo fatto, di cui ci saremo pentiti. Però, come già sapete, no, di ogni peccato c'è una pena, c'è una colpa, e quindi la colpa ci viene tolta col sacramento della confessione, ma la pena rimane, a meno che non si riceva l'indulgenza plenaria. Però la pena poi legata a quell'atto c'è. Perché? Perché ogni atto comporta una responsabilità, non è un capriccio di Dio, no? Ecco, e quindi è un po' quello che ha fatto Padre Pio. Andate a leggere la storia di Padre Pio e vedrete quanto tutto questo è vero. Per cui il mio consiglio è, in questo giorno, rimettiamoci a leggere bene approfonditamente queste pagine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Salvato Gesù Cristo, sempre salvato.